Buongiorno. Buongiorno. Non sentite voi questo gradevole odore di Florida? È lo stesso che si sente nei cessi degli autogrill. Però almeno ci sono le palme, molto belle le palme. Dov'è che siamo, Paolo? Siamo a Clearwater. Clearwater? In Florida, vicino a Napoli. Naples, è vero. Vicino a Napoli. Si sente l'odore del golfo da qui. Andiamo a prendere una sfogliatella a pranzo. E andiamo a fare un giro tra gli alligatori con la barchetta. Perfetto, siamo da Wootens. Airboat Rides World Famous. Questo è il nostro nuovo amico con la giacca. Dobbiamo chiedere come si chiama. Secondo me si chiama Rafael. Comunque questo weekend ce l'abbiamo fatta. Paolo da Indianapolis, io da, oddio, Raleigh. Ce l'abbiamo fatta a trovarci. Ci siamo trovati gli italiani in America. Via un punto, diciamo, un po' a metà, che è la Florida. In realtà non è a metà. È come dire Paolo abita in Svezia, io abito in Portogallo e ci incontriamo in a Milano. Milano, sì. Quindi weekend di spring break, incredibile. Oggi facciamo il giro tra gli alligatori, stasera andiamo a spaccarci a Miami. Esatto. E domani... Questo dice che è l'overground. Secondo me questo è il rumore di vuoto sull'overground. Bene, andiamo a vedere. Sai di essere un po' in America quando senti 8-5. Esatto. America. Siamo appena scesi dall'Overcraft. Abbiamo rubato una corsa gratis. Esatto. Però eravamo molto simpatici alle tizie della reception. Anche le tipe erano molto simpatiche. Devo dire. Molto simpatiche, quella con i capelli a fiamma. A fiamma, era molto simpatica. E quindi ci hanno fatto un complimentary upgrade senza farci pagare. Per fortuna, anche perché altrimenti ci avrebbero spennato. Esatto. Ho questa impressione. Comunque l'Overcraft è veramente una figata, sì, molto, dire, bello, molto bello. Purtroppo ne abbiamo visto tantissimi alligatori, io pensavo ce ne fossero di più. Però dopo c'è la vasca, bisogna andare a vedere. Andiamo a vedere. Quindi... E adesso prendiamo questo E adesso posto. Andiamo a fare lo Swamp Buggy è Ride. È un trattore con delle panchine montate sopra. È un vecchio Fiat Agri, turbo diesel, no, neanche turbo. E andiamo a fare lo Swamp Buggy e vediamo com'è. Questo è lo Swamp Buggy... Perché è proprio un trattorone. Ci mettiamo in fondo. Sì, dai, andiamo in fondo. Con un bel volantone qua. Comunque questo è lo Eco Swamp Buggy. C'è anche una foca sulle... C'è anche una foca che hanno tirato su, tritato. Swamp Buggy. Ma però si sballonzola, Si è seduto anche il pilota. La barca era più comoda. Andava anche più veloce. Comunque le cinture di sicurezza le abbiamo. Le sospensioni pure. Le cinture di ignoranza. Ma bellissimo, sei nella giungla, ragazzi. Ma neanch'io, pazzesco. È la giungla. Un capriolo. E queste sono grattate di orso, quindi a quanto pare qua ci sono gli orsi, 3000 orsi in Florida e pesano 350 kg. Allora lo Swamp Buggy, carino, però non è non tanto adrenalinico carino, quanto ma dimenticabile. Esatto. Però molto bello perché vai dentro la giungla, prima volta nella giungla per tutti e due. E lì è veramente bello, sono delle piante incredibili. Un'altra cosa molto divertente è che a un certo punto c'era un cartello attraversamento procioni
e la guida ci ha detto che non vede un procione da 2 anni perché l'hanno mangiati tutti i boa. I pitoni. E lui diceva che se vuoi mangiare un pitone non lo devi uccidere facendolo agitare, perché poi la carne non è buona. La carne è dura, allora lo devi mettere in una vasca di ghiaccio, così si rilassa e poi annega quando il ghiaccio si scioglie e dopo te lo mangi. La Florida. Allora Paolo, com'è il tenere un alligatore in mano? Vero? Fa le fusa. Back of the throat, you'll see my ex-girlfriend. If not, that throat is closed off. It's known as the epiglottis. Hey. Well, you don't do that. Comunque, possiamo mangiare in un negozio da pesca. Possiamo mangiare? Letteralmente in un negozio da pesca. Questo qua è alligatore fritto. Com'è? Buono, vero? Famosino. Yum. Siamo fermati in oasi, c'è un bel uccello che sta sbattendo e uccidendo un pesce con violenza. Oh my god. Mai visto. Pazzesco. Mai visto questo. Ta. Muori, scemo. Guarda lì. Ta. Senza pietà. Ma lo vuole anche macinare un po'. Mamma. No. Allora, ta. Prende bene. Comunque, dopo aver fatto un bel bagnetto e aver visto un bellissimo tramonto, è il momento di andare a Miami. Dobbiamo vedere un po' di gente. Vedere un po' di gente rifatta e a bere qualcosina, a mangiare qualcosina, e vediamo un po' dove ci porta la serata. Al tramonto si vede un cavolo.